collega Molinari, perché presentare un altro testo che a questo punto allungherebbe incredibilmente i tempi, perché vuol dire che noi non incominceremo a discutere in commissione prima di un mese e mezzo, due, per la tempistica che c'è, e non partire da un testo che è già votato, partire da lì, far partire da lì la discussione e vedere dove si arriva? Perché a questo punto abbiamo capito che l'articolo 1 vi va bene, quindi non si tocca, gli articoli sono ben pochi in quella legge, partiamo da quel testo base e poi vediamo dove porta la discussione. Invece mi sembra di capire che voi vogliate una nuova proposta di legge in modo tale da prendere tutti i tempi per il deposito, per poi provare a fare l'abbinamento. Significa che questa legge è morta. Allora, se da parte vostra c'è la volontà di combattere tutte le discriminazioni e gli odi, perché lì c'è l'incitamento all'odio, benissimo, partiamo da un testo che è già stato votato e vediamo quali sono le vostre proposte. Mi sembra che però la posizione non sia questa, Molinari. Infatti, allora, io però... Ma in commissione i testi vengono riunificati quando ci sono dei testi sullo stesso argomento. C'è quella legge lì, l'ha detto anche lei, l'articolo 1 può andare bene, ma se non vanno bene gli altri, cosa facciamo? Non approviamo la legge, approviamo l'articolo 1? Allora, un momento solo, perché io vorrei... Questo mi sembra che le posizioni sono chiare per i telespettatori, delle due forze politiche stanno su posizioni diverse, ovviamente. È chiaro che il disegno di legge nuovo vuol dire non farne niente. Questo, diciamo, il Partito Democratico dice... è una forma di ostruzionismo in sostanza, per affossare la legge. Molinari dice di no, ovviamente, ovviamente nel senso che non credo che sia, se propone un disegno di legge, pensa che ci possa essere una convergenza, ma questo sicuramente fa capire che certo non è un processo, come dire, un iter agevole e che non avrà tempi brevi in ogni caso, vista la discussione.